attaccare al palamarco. Siamo tornati in diretta, adesso abbiamo questo problema di luci, speriamo che riaccendano le luci del palazzetto perché non vediamo, eccoci qua, le luci tornano. Sono arrivate, le luci tornano, mi piaceva. Stiamo aspettando che qualcuno arrivi da noi. L'importante però è che ti posso dire che però mi piace questo approccio all'interno dei palazzetti, perché alla fine della partita rimanere qui con le famiglie a cercare bello, ballo, divertimento e soprattutto interazione con la pallavolo giocata. E anche ovviamente con questo spettacolo, abbiamo seguito uno spettacolo in campo. I ragazzi di Andrea Anastasi hanno giocato una buona pallavolo. Nel primo set Milano ha avuto, come giustamente abbiamo commentato, delle opportunità per vincere il primo set. E poi finalmente sono arrivati i primi tempi con Roberto Russo. Eccolo, con primo set eccolo. Finalmente Simone Giannelli ha creduto in te. Però prima di parlare con Robertone Russo, no, vediamo il tabellone, parte alta. Perugia con l'Allianz è 1-0, domani 18 Cucine Lupe Civitanova contro la Viu Verona, e poi la parte bassa del tabellone. Vieni qua, dagli il microfono. Allora, alto, però sei cresciuto in questo periodo. Potresti tenere il microfono. C'hai tanti. Allora Roberto, partiamo dal primo set. Primo set dove Milano ci ha provato, è stata molto aggressiva, voi forse un po' diesel, e poi però ve ne siete andati come sempre della 23esima vittoria, per quanto può contare il numero di vittorie. Sì, era importante iniziare questa serie a migliorare i modi. Sappiamo che Milano è una squadra che ha ottima individualità e poi è dura, difende tanto. Oggi siamo partiti un po' a rilento, però dopo ci siamo sbloccati, abbiamo battuto meglio e siamo riusciti a toccare di più a muro. Quindi. Sarà una serie lunga, lo sappiamo, perché al meglio delle 5 partite, però partire avanti che vuol dire secondo te? Ah, no, sicuramente ci dà degli spunti per gara 2 e per il proseguo della serie, ed è importante... Ed è importante vincere nel miglior modo possibile, speriamo nel minor tempo possibile. Assolutamente, Andrea Anastasi riesce sempre a sistemare le situazioni per ovviamente dare fiducia a chi è più in forma, a chi riesce poi a dare più garanzie contro una squadra avversaria. Bravo anche Simone Giannelli, al di là del tutto, di iniziare a giocare i primi tempi con Flavio, ma anche per dare continuità al tuo modo di giocare in campo. È bravo con le belle due difese in posto 6. Non sono bravo io, sono loro che mi colpiscono. Quindi, Qualcuno ti sta prendendo come obiettivo sensibile in ricezione, ci sta. Allora Roberto, gara 2 tra 2 giorni, voi siete impegnati, complimenti, perché siete l'unica squadra che ci rappresenterà in Europa, bravi, cioè dal punto di vista della Champions League, perché speriamo che poi sia c'è anche Modena che insomma sta in finale in Coppa Champions, quindi bravi voi, le altre ci hanno lasciato. Come deve approcciare allo stesso modo a Milano con la partita? Sono gare, sicuramente dobbiamo cancellare questa vittoria qui, sicuramente da loro non sarà una gara semplice, tra virgolette, come lo è stato stasera. Ci aspettiamo un'altra battaglia e la affronteremo nel migliore dei modi. Grazie Robertino, brava Perugia in questa vittoria. Il capitano Matteo Piano, eccolo qua da noi. Io lo so che ricevere il testimone, il capitano, no, ciao, Matteo, no, poi quando perde Matteo lo so quanto si arrabbia e quanto sempre serafico, tranquillo, dentro questo animo ribolle. Allora io voglio partire con te dal primo set, partiamo, perché comunque Milano ha giocato un primo set proprio allo stesso livello di Perugia, con molta aggressività, giocando, servendo, cioè, ha giocato bene, poi il calo c'è stato. È stata più brava Perugia alzare i toni di questa partita o qualcosa non ha funzionato da voi secondo te? No, credo che abbiamo interpretato male la ripresa da parte di Perugia della fine del primo set, prima cosa, e poi dopo sai cos'è, con le squadre così forti devi cogliere la prima occasione o mezza occasione, perché poi dopo loro vanno in battuta, certo. Se l'allero, capisci, qualcuno è partito già in battuta con la prima e chi magari la prima battuta diciamo non ha tirato lì bisogna sfruttare l'occasione. Abbiamo preso dei grandissimi break con delle loro grandi battute, ma perché poi dopo prendi fiducia, sei in casa, viva tutti. E vabbè, poi loro hanno questa squadra, questa doppia squadra possibilità, se pensiamo che Reclischi non c'è e Herrera sta facendo mente sfacelli. Ma al di là di questo passiamo a mercoledì, perché questo voglio capire, resettare è un quarto comunque che offre possibilità, perché insomma è 3 su 5, no? 3 su 5 diciamo che è un bello dovete spettacolo vincere per il volley se giochiamo tutti bene a pallavolo. Certo. A. B. Bravo. È una bella occasione anche per allungare la serie, credo certo. Che riportare
Adesso pensiamo a mercoledì, però l'obiettivo è ovvio, quello che vincendo una gara c'è gara 4, gara 4 sarebbe poi in casa nostra, mo. Non è che un risposta a Milano, esatto. È pratica, capisci quella certo. Che dico. Quindi sì, sì, dobbiamo essere un po' più cazzuti, si può dire, sì. Assolutamente, sì. Lo dico, da so, sì. Nella Treccani ormai c'è. Nella Treccani c'è, quindi lo dico anch'io. Un po' più lì e sfruttare la bellezza di giocare dei certo, play-off, perché certo. Non so quanti ne hanno giocati. Ti devi magari, divertire, no? Ti devi divertire, sì, perché non tanto... è facile divertirti quando sei no, sotto, però... però voglio dire, alla fine più chi perdere non puoi fare, quindi esatto, ci devi provare. So. Ma però so che è facile mi ricollego a quello che stava dicendo Matteo, la fotografia è stata perfetta, siete riusciti a rientrare in partita quando avete migliorato l'aggressività dall'attacco dei 9 metri su Piontinski, ha avuto un po' di problemi. Una fotografia, Ike Ishikawa è stato bravissimo, il migliore nel primo set, scelta di Porro di mettere una pipe dietro su Megareko, Yuki era 1-1 su Giannelli che non lo prendeva, stava mordendo, è stato molto bravo. Quella scelta, io l'ho identificata, che avrebbe potuto comunque, perché era un break point importante, dare ancora più, mentre quello spunto a una squadra che veramente nel primo set, a metà della partita, ha iniziato veramente a battere bene, a giocare bene, come sapeva, con un po' di problemi per Mega Region in attacco. Ed è Badipur che non riesce ogni volta a dare quella cosa che secondo me vorrebbe realmente in attacco, ma non riesce a darla. Beh, ha detto tutto, cioè là che ha fatto un'analisone. Sì, io devo, fare, io purtroppo Matteo lo devo no, fare, ci sta, capito? Ragazzi, è giusto, sei qua, ma ti dico questo. Anche che sono stato contento dei primi tempi che finalmente ti sono stati dati. Ogni tanto sì, mi tiene... E diglielo! No, gliel'ho detto, adesso stiamo riemergendo. Sì, no, è vero, sì. Io la cosa che concordo è il fatto che quell'occasione lì, che magari sei per una scelta, no? E poi dopo ti trascini dietro delle... La cosa che concordo è il fatto che quell'occasione lì, che magari sei per una scelta, no? E poi dopo ti trascini dietro delle... cosa che concordo è il fatto che quell'occasione lì, che magari sei per una scelta, no? E poi dopo ti trascini dietro delle... cosa che concordo è il fatto che quell'occasione lì, che magari sei per una scelta, no? E poi dopo ti trascini dietro delle... cosa che concordo è il fatto che quell'occasione lì, che magari sei per una scelta, no? E poi dopo ti trascini dietro delle... cosa che concordo è il fatto che quell'occasione lì, che magari sei per una scelta, no? E poi dopo ti trascini dietro delle... cosa che concordo è il fatto che quell'occasione lì, che magari sei per una scelta, no? Guarda, esatto. Chiudiamo proprio con te, così siamo qua insieme, perché oltre ad essere io porto biscotti. Un bravo centrale e anche un amico, Matteo Piano. Appuntamento, noi lo diamo domani, perché domani c'è Civitanova Verona, altro meccione, ma saranno tutte partite molto belle, sempre al meglio delle cinque partite. Milano giocherà con Perugia mercoledì, che sia un grande playoff, e in bocca al lupo a voi e brava Perugia. Crepi, viva il lupo. Ci rivediamo su eSport noi? No, adesso no, non si sa, bisogna vedere non cosa si succede, non domani un po' vedremo, dai. Okay. Allora, un saluto a Maurizio Colantoni, un saluto da Matteo Piano Super e da Spike Mister Hit. Lucchetta. Ciao. Sì, ciao. Ciao ragazzi. Ciao Matteo, in bocca al lupo. Un po', sì. Ciao. Grazie.